Ciao amici e benvenuti sul nostro canale, ben ritrovati. Siccome sappiamo che ci sono anche amici che ci seguono da molto lontano, dal Marocco, vogliamo tentare di mandare un saluto anche a loro e quindi Assalamu alaikum, Masdiqa, Marhaba bikum fi Qanatina. Spero di essere riuscita a dirlo nella maniera corretta nel mio piccolissimo Darija, piccolissimo. Oggi iniziamo il nostro viaggio alla scoperta della zona archeologica di Selinunte, questa città in provincia di Trapani che è stata costruita in una vallata che guarda direttamente il mare, una zona meravigliosa. Si può dire che Selinunte abbia avuto una vita breve ma intensa. La città venne fondata nel 628 a.C. da un gruppo proveniente da Megera Iblea, che era una colonia greca nei pressi di Augusta, l'attuale Siracusa. Poco lontano dal mare, in un ampio e fertile promontorio tra due fiumi, e qui questo popolo trovò il luogo migliore dove stabilirsi e ben presto, grazie ai commerci, ai floridi commerci, Selinunte si impose come una delle più ricche e maestose città della Magna Grecia. Ma ovviamente la sua importanza non poteva che infastidire le città vicine, e in particolare Segesta, che se ne sentiva minacciata, e quindi la guerra tra Selinunte e Segesta finì per intrecciarsi poi con la lotta tra greci e cartaginesi per il possesso dell'intera isola. In un primo momento Selinunte si alleò con i cartaginesi perché la sua eterna nemica era alleata con Atene, ma poi gli equilibri cambiarono e nel 410 circa a.C. furono proprio i cartaginesi a distruggere la bella Selinunte. Selinunte venne ricostruita, ma non durò a lungo. In effetti nel 250 a.C., dopo la prima guerra punica, i cartaginesi distrussero Selinunte per la seconda volta, preferendo concentrare tutte le loro forze sulla Lilibeo, l'odierna Marsala, a quel tempo famosa per le sue fortificazioni. Una vita breve che le bastò comunque a guadagnarsi il ricordo e l'ammirazione eterna dei popoli a venire, come anche noi ancora oggi possiamo meravigliarci davanti ai suoi maestosi resti, e potete guardare anche voi con i vostri occhi. E dopo tutto questo caldo, una mitica granita siciliana ci sta proprio, e anche un bel riposino all'ombra. Ed oggi ragazzi vi portiamo a vedere una sensazionale opera d'arte creata.